Bella a tutti ragazzi, sciacari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, come potete vedere alle mie spalle, siamo al museo di Cleopatra, museo egizio, dove vi farò vedere tutto ciò che riguarda il mondo di Tutankhamon e Cleopatra, o comunque degli egizi, dell'antico Egitto in generale. Iniziamo subitissimo, andiamo a vedere il museo, ma non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, ve lo dice pure Cleopatra, e vi siete iscritti al canale. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale e commentate. Noi entriamo dentro al museo di Cleopatra. Presso il ponte che collega i continenti al mondo antico. La dimensione è di 1 milione di km², che sono quasi 3 volte l'Italia. Mamma, l'Egitto è proprio è più grande della vallata del Nilo e il suo delta, che occupano il 5% della superficie totale. Il 95% restante è coperto da deserto. Il delta e una parte della valle del Nilo erano un tempo un golfo marino del mare, ma i cambiamenti climatici e geologici si sono susseguiti, causarono un periodo di siccità non conseguente di ritiro dell'acqua che fanno emergere la terraferma della terra, andando così alla guida del sud, inizio alla prima stessa. Vabbè, senti, ricordiamo dell'Egitto il Nilo, il famoso limo. Il limo? Il limo sulle sponde del limo, del Lino. Il limo che rendeva fertile la terra del Lino. Mamma mia, quanto sei acculturata. Io sono proprio ignorante, sono. Questo non si legge? Il dio Hapi tiene un vaso di profumo. Quindi questo sarebbe il dio del profumo. Il dio del profumo. Il fiume Ni. Ah, ecco. L'Egitto è il genio. Questa è, oddio, sta cosa me la ricordo, l'ho vista da qualche parte, la stele di Rosetta. Questa sarà forse l'archeologa si chiamava Rosetta, quindi l'hanno chiamata così forse. E fe, la stele di Rosetta, figa, oh. Non è vera. La stele di Rosetta. L'ampliamento del fatto di riuscire tutto il mondo. Ah, ecco. Un posto in forte. Poi c'è sta, ecco, periodo periodo predinastico, periodo dell'unificazione, antico regno, primo periodo intermedio, medio regno, secondo periodo intermedio, nuovo regno, tarda età, periodo tolemaico, periodo romano, periodo bizantino, Egitto islamico, soprattutto in ordine cronologico, la resurrezione e la vita eterna. Una ancora in terracotta. La prima burocrazia dell'ordinamento e poi c'è lui. Lui Porello, cucciolo. Mummia in posizione fetale. Non credo sia l'originale, lo sai, però non lo so, io voglio pensare che sia una riproduzione, quindi va bene così. Un po' inquietante.
la prima burocrazia antropologica del mondo. Horus, Nubti, Nusbt, S3R3, sembrano i comandi della PlayStation. La scritta di sacri numeri. Questa è Rautep e Nofret. Rautep e Nofret provengono da Medium a sud di Giza, vengono considerate tra più importanti capolavori dell'arte egizia e rappresentano i fratellastri di Cheope, entrambi principi. Ah, vedi? Sono i fratellastri di Cheope. Una famiglia del nano Seneb. Ma papà, madre e figli. Caper, il sindaco del villaggio. Mi manca la fascia, però. La moglie di Caper. Infatti c'ha il Caper. C'ha il Caper. Caper. Poi c'è la mummia che si alza. Medicina egizia. Zoser. Poi c'è lui. Ma io sono dislessico, io a me le lettere iniziano a incrociarsi se leggo tutto. Questo è Cheope, non si vede, ma è Cheope. Secondo faraone della quarta dinastia, il costruttore della piramide più grande del mondo, della costruzione in pietra più grande del mondo. Piccoli, sì, mi sono sbagliato. Questo invece è un altro Kefren, questo è Kefren, quarto faraone della quarta dinastia, figlio di Cheope e costruttore della seconda piramide di Giza e della famosa Sfinge. Quindi probabilmente la Sfinge ritrae un po' lui, forse. Vediamo se c'ha i lineamenti della Sfinge, non mi pare, però può essere. Le piramidi di Giza e il mistero della grande piramide. Sfinge. Questa è la Sfinge, no? Dai, il capoccione della Sfinge è questo. Piramide di Kefren e Micerino. Queste sono le piramidi fatte dagli alieni, esatto, le piramidi alieni. Io sono sempre convinto di questo fatto. Potete dire quello che volete, ma io sono convinto che le piramidi le hanno fatte gli alieni, così come la Sfinge è un'astronave aliena. Queste sono le tre piramidi. Una giovane che porta delle offerte. Amenemat. Mi tratto di toccare le vetrine e i reperti. Ma quindi mi sa che sono proprio veri, non sono riproduzioni. Questo è Micerino.
con le due mogli. Mo ve voglio. Hatshepsut, il più famoso faraone donna. Io pensavo fosse Cleopatra. Hatshepsut sarebbe questa, sarebbe. Dammi lei il capoccione Hatshepsut. Questo è Tutmosi. Testa faraone tu Tutmoside. Faraone di Tutmoside. Questa invece è la famosissima Nefertiti, questo busto che viene considerato uno dei capolavori dell'arte egizia è stato fatto uscire dall'Egitto illegalmente negli anni 20 dalla spedizione tedesca del Museo di Berlino che lavorava in quegli anni nella capitale di Ankhenemhotta in Amiya. Per questo motivo fu successivamente vietato al Museo di Berlino di effettuare altri scavi in Egitto. Si trovano vestiti delle strutture della famiglia reale e cinese. Questa opera d'arte rappresentativa dell'opera del nuovo regno, con la bella giovane regina raffigurata con la sua corona blu, con un colore colorato con una fila in sedia a modo di vitello. La vestita era molto bella e raffinata, ovviamente molto fine, purtroppo la statua perse l'occhio finissimo, grazie al contatto si è preso veramente. No, ecco. Non c'è un occhio. Non c'è un occhio perché c'era un diamante, c'era dentro, credo. Gli hanno cercato. Si è perso un occhio, vabbè, può capitare. Questo è abbastanza inquietante, lo posso dire, ma è abbastanza inquietante. Una statua di Akhenaton. Questa è roba aliena, te lo dico io, quei suoi alieni. Quelli in testa c'aveva quei copricapi così perché per nascondere il cappuccione alieno. Io sono convinto di questo. Tiè, ti pare una. Tu dimmi se questa è una cosa normale, sì. Questo è un alieno. Io sono convinto. Vedi? Tiè, c'è pure. Ma perché c'è un pisello pendente? Guarda. Ma c'è un pisello pendente. Perché? Cosa un pisello pendente. Ma poi c'è il faraone. Il sarcofago. Anche questo è abbastanza inquietante. Pensa se si apre da solo. Ed esce la mummia. Bella. Il sarcofago di Tuya. E questo è Amenofi III. Molto molto interessante. Questa è la maschera di Yuya. La maschera di Tuya, la cugina, la sorella. Era un dei sacerdoti del tempio di Amenofi. Poi gli hanno nato per
La fanteria del mondo. Però il tuo è veramente bello. Sacerdotesse. Questa è la regina T. Organizzazione di sangue reale, questa prima delle più famose potenti del genere di Antigi. Con la moglie di Amenofiaccia e madre di Akhenaton. I due genitori, lui e Giulia, erano sacerdoti di Tiamat. Quello che c'è durante il regno di marito un momento di sopravvivenza per essere raffigurato con la famosa corona delle regine dell'antico Egitto, la corona della creata e della polizia è passata due fiume alte con un disco solare da più delle due corna indossa una parrucca la più stessa delle regine della corona la fiume di fiume e questo allora, invece la regine di fiume si sta in contra e la bruciata non si il periodo di Akhenaton. Pensa, 1400 avanti. Nicchia. Metta qua. Ma questa è sempre lei, versione, versione più grande. Questa è Akhenaton. Molto intimo e raro. Non si sa chi è. Questo invece è il dio Amon-Ra, il famoso dio Ra. Oltare. Questo è uno scrigno di ebano, dentro c'è la famosa pietra degli alieni, una statua di Tutankhamon. Quindi questo è inquietantissimo. Questa è una pantera. Questa è la dea, Shrek. No, Sekhmet. E questo che fa? Questo fanno quando fanno l'imbalsamazione. Oddio, gli elevano il cervello dal naso. Da qua. Sì, oh, che schifo. Molto inquietante, devo dire. Questo è cosa? Questo quando casca il telefono in acqua lo mettono dentro al riso. Così. Poi gli mettono le bende. Poi dentro al sarcofago. E poi ci fanno il film La mummia. Letti funebri. Non ho capito, io non ho capito se sono veri o se sono riproduzioni. Una lamina ad un ecco, questo è una okay. Magari sono riproduzioni, che ne sa, invece no, mi fanno che sono veri. Statua di legno rivestita d'oro. Questo è il trono. Questo è il trono, sì. Il trono. C'era anche l'appoggiapiede. C'era pure l'appoggiapiede, è vero. Il trono. L'appoggiapiedi. Questa è una cappella di legno con lamina d'oro. Tutto dorato. Piaceva loro agli egizi. Gli piaceva loro. Questo è una biga. Può essere una biga? Sì, grande la biga. La biga, ti mettevi qua in piedi.
Ma se metto in piedi qua sopra questa biga, dici che mi arrestano? Mi cacciano a calci, mi cacciano sta roba qua. Tutte queste cose fighissime. La dea Shkmekmek con la testa di pantera. Queste, oh, tu dimmi che quello non è un alieno. Cioè, questi sono alieni. Vedi questi, questo è. Ci sta il dio Nanook. Nanook come al gatto nostro. La dea Menkret, Gemeshu. Gemeshu. Anubi sulla sua cappella. Della mummificazione. Guarda il cimitero. Era raffigurata a forma di sciacallo. La cappella dei vasi Canopi. Custode dei vasi Canopi. Tutankhamon sopra la pantera. Feti mummificati, porelli. Questa è un'altra biga con gli scudi, tutti gli anni così su. Gabello di Ebano, l'idea del bambino, e queste sono le mule, le due guardie, le due guardie. Questo invece è una stanza funebre, i tempietti di protezione. È abbastanza inquietante, devo dire. Ma se può entrare? Tu dici che non si può entrare? Non si può entrare? No. Volevo entrare dentro. Non può entrare? Chissà che c'è dentro. Pom 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 pom. Sono tutte le collane d'oro, le collane d'oro. Ecco, no, non siamo passati, dico, questo è nuovo. Queste nuove, questi sono altri sarcofaghi e questi sono i sandali.
L'infradito nasco dagli antichi egizi. Questo è Anubi e Iside. Oh, vedio. Ah, questa era la maschera. Prima Drimbolo, sua matriosca. Questo è da fuori. Fuori. E quello là è proprio tutto d'oro massiccio. E questa è la mummia. Ma no, non credo sia. Io credo sia una riproduzione. Mo. No, non credo sia la vera mummia. Voglio sperare sia una riproduzione. Oli profumati, roba. Questo è l'altro trono cerimoniale. Mm? Questa è una mummia. Io voglio continuare a sperare che siano riproduzioni, sinceramente. Una regina bianca è questa. E questa enorme aquila gigante, amo. Questa è Ramses Bambino. E lui, Ramses Bambino giocava con le aquile. Il più grande Ramses II è il più famoso faraone costruttore guerriero. Ha lasciato la sua impronta ovunque in Egitto. Grande Ramses. E poi, ladies and gentlemen, c'è lui, l'unico vero imperatore, Giulio Cesare. È Giulio Cesare. È Giulio Cesare, no, è Ottaviano Augusto. È Ottaviano Augusto, vabbè, ci accontentiamo. Tutti i sarcofagi. Questo è il sarcofago di chi? I ritratti di Fayum. Yes. Cleopatra e Giulio Cesare. Una nuova avventura con Marco Antonio. Ma quindi Cleopatra se la faceva sia con Giulio Cesare sia con Marco Antonio. Non vedi, capita Cleopatra. Questa è Cleopatra.
quindi ragazzi, avete visto il museo di Cleopatra, siamo entrati, avete visto tutto quanto. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale Shokari!